È qui per la consegna dei collari d'oro. Le lascio la parola con una domanda. I fatti del 13 novembre scorso a Parigi hanno per caso indebolito la voglia di essere presenti nel 2024 o hanno reso ancora più forte questo progetto, per dire esserci? Assolutamente più forte. Buongiorno a tutti intanto, buongiorno a lei, buongiorno alla Bebe, buongiorno a Tania, buongiorno naturalmente al presidente Malagò e a tutti e a tutti voi. Io mi scuso per il ritardo, ma la collego il ritardo alla domanda. Avevamo una riunione abbastanza importante, una di quelle fisse che abbiamo con le massime autorità rispetto alla questione libica e alla sicurezza in Iraq. Questo è il motivo per cui siamo arrivati in ritardo, anzi devo portare le scuse ai campioni della polizia perché il prefetto Pansa era con noi, vi benedice da lontano, nel senso che gli altri, ho già visto altri generali, altri rappresentanti delle istituzioni. Eravamo però impegnati in questa riunione per dire che cosa? Che la risposta italiana è una risposta davvero di cui tutti noi dobbiamo essere degni e orgogliosi. I vostri colleghi, i vostri compagni di avventura sono quelli che corrono con voi, che lottano con voi, che giocano con voi, che si sfidano con voi, ma sono anche le donne e gli uomini che in tutto il mondo portano con onore la bandiera italiana in altre sfide. E io vorrei che arrivasse innanzitutto il primo messaggio di vicinanza a tutte costoro e a tutti costoro. Quindi, di fronte a ciò che accade, è importantissimo che l'Italia si faccia sentire, la diga a Mosul, l'intervento dei carabinieri in Iraq, tutte le iniziative di sicurezza, tutte cose giustissime. Però, e rispondo alla domanda, l'ho presa larga, ma rispondo alla domanda, la specificità italiana è esattamente quella di inserire, accanto alla necessaria risposta diplomatica, domenica scorsa al vertice in Libia, o meglio, il vertice a Roma sulla Libia, accanto alla risposta militare, e tutte e tutti sapete di che cosa stiamo parlando, una risposta tipicamente italiana che tenga insieme la cultura, i valori, lo sport. Non suoni banale l'idea di dire che per ogni centesimo investito in sicurezza dobbiamo mettere un centesimo in educazione, in cultura. E che per ogni investimento che possiamo fare, come giusto che sia, nella tutela, nella difesa dei nostri valori, ci sia la difesa e la tutela dei nostri valori anche nelle periferie, anche nelle nostre città. E lo sport è il più straordinario veicolo di socialità, di comunità. Ecco, lo dico oggi che dobbiamo felicemente premiare i grandi campioni. Vorrei dare a tutte e a tutti davvero un abbraccio grande. Cito per tutti l'ultimo SMS. Io un po' vi stalkerizzo con i messaggini quando c'è qualcosa di bello, chiedo il numero a Giovanni. L'ultimo è stato a Greg Gregorio che ha fatto un tempo straordinario, ha fatto il record mondiale. Io gli mando il messaggino di risposta è stato strepitoso. Dice: grazie, mi sono divertito. E io trovo che questo messaggio, uno che ha fatto il record del mondo e che è il simbolo di tanti successi di quest'anno. Io sono stato molto criticato per essere andato a vedere Flavia e Roberta. Dice vai per forza perché tanto vinciamo. Questa è stata l'accusa di chi ha detto ecco il solito Renzi che ci si butta sopra, ma devo dire che quel periodo è stato meraviglioso, non soltanto per il trionfo del Grande Slam, ma anche perché vedo Petrucci nelle stesse ore dei quarti controllavamo che il basket andasse avanti e la Pennetta e la Vinci ci continua. Fognini era già uscito da poco però perché poi si era divertito con Nadal per la partita prima. Però per dire quanto abbiamo passato quanto è bello anche per chi rappresenta le istituzioni poter gioire con voi dei vostri risultati, perché quando vincete voi vince l'Italia e siete un bellissimo messaggio per i bambini, per i ragazzi che in tutte le zone del paese vi considerano dei riferimenti. Questa è la cosa più bella. E allora, e ho finito, due impegni concreti. L'anno scorso ci siamo detti delle Olimpiadi. È certo che si va avanti. È certo che si va avanti. L'anno scorso l'abbiamo lanciata da qui, anzi no, qui ho scoperto, non c'ero mai stato nell'aula bunker, fortunatamente, spero nemmeno per il futuro, ma diciamo, no, nel senso che al CONI vengo volentieri, però. L'anno scorso, un po' a sorpresa, ci siamo detti, ah, ma questi abbiamo. Sembrava impossibile che lanciassimo un messaggio di speranza, perché venivamo da una situazione difficile, risultati negativi economici, disoccupazione che cresceva e noi abbiamo detto facciamola questa sfida. A distanza di un anno ancora non abbiamo vinto niente, è normale, è naturale.
Iniziamo col dire però, Giovanni, che un po' dei nostri concorrenti hanno già abbandonato. L'anno scorso il problema era Boston, 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 e Boston non c'è più. E intanto è uno. Poi naturalmente avremo... sì, le Olimpiadi è bello partecipare soltanto per gli atleti. Per noi, scusate, noi bisognerebbe vincerla questa partita. Ce la giocheremo. Abbiamo un 2016 in cui sarà importantissimo, non sarà sarà settembre del 17, giusto la votazione. Però ce la giocheremo in tutti i livelli. Poi se non ce l'avremo fatta, avremo comunque restituito progettualità importante in questo settore e consapevolezza all'Italia. Ma io sono assolutamente certo che, caro Presidente, complimenti per il logo, come al solito meraviglioso, ma che se tutti insieme faremo la nostra parte, la partita delle Olimpiadi sarà una partita preziosa per le italiane e per gli italiani, oltre che per il movimento sportivo di questo paese. E infine, ultimo punto, diciamo anche, me lo ricordava Luca, quest'anno tra le cose fatte in questo anno c'è il riconoscimento dello sport paralimpico con una propria autonomia, e noi siamo orgogliosi e felici di questo, Luca, e ti auguriamo e vi auguriamo buon lavoro, ed è una cosa alla quale tenevamo e teniamo molto. C'è l'ultimo punto e ho chiuso, queste slide che Giovanni vi ha fatto vedere sono un pezzo della strategia di risposta alla crisi che noi stiamo vivendo a livello internazionale. Voi direte, ma che cosa c'entra un campo sportivo in periferia, un campo da calcetto? Sono stato accusato in un dibattito internazionale, mi hanno detto, questo è quello dei campi da calcetto nelle periferie. Perché? Perché io ho detto, e ne sono assolutamente consapevole, che accanto ai grandi risultati, ai grandi eventi, anzi complimenti al golf per il 2022, complimenti al volley, al movimento del volley per il 2018, che ho visto che la finale sarà nel 18 la faremo a Torino, ho capito? Quindi perfetto. Quindi complimenti, non so se mi sto dimenticando qualcos'altro, complimenti a tutti quelli che fanno grandi iniziative, Renato, facciamo il mondiale di ciclismo, si è fatta a Firenze, per cui basta, abbiamo finito, con Firenze abbiamo chiuso, ci si ricandida ogni 3 anni i mondiali di ciclismo noi, però la cosa cruciale, e questo è per me il punto chiave, è che accanto ai grandi eventi bisogna investire nelle nostre periferie e nelle nostre città. E il tema degli impianti sportivi non è semplicemente un modo perché ci sia domani un grande campione come quelli che sono nella prima fila, ma le italiane e gli italiani tornino a credere nel fatto che lo sport possa essere un momento di aggregazione. Allora, i primi 100 milioni li abbiamo messi, sono soldi, adesso noi ci fidiamo del CONI, noi individuiamo il CONI come il nostro punto di riferimento nello sport, noi non veniamo a dirvi cosa va fatto e cosa no, voi lo sapete meglio di noi che cosa serve e voi sapete trovare l'equilibrio necessario perché a Barletta si possa fare di nuovo la pista dove ha iniziato a correre Mennea, così non ci sono soltanto straordinarie tenniste in Puglia, ma a Palermo si faccia al quartiere Zen, oppure la cosa strepitosa di Maddaloni a Scampia. Decidete voi che cosa va fatto. Noi come governo, noi come politica mettiamo i denari necessari, vi chiediamo però una cosa. E mettiamo anche un'altra questione che conosce bene Paltrinieri, perché abbiamo inaugurato il 20 settembre la piscina e l'aveva vista suo padre 20 anni fa, cioè l'avevano immaginata quelli della generazione prima. Bisogna quindi velocizzare un po' i tempi delle autorizzazioni, è una cosa che, sulla quale abbiamo messo a disposizione una task force per evitare che per fare una piscina ti ci voglia 20 anni. Quello che vi chiedo è, non sentitevi parte di un mondo a parte. Lo sport è un elemento costitutivo dell'identità italiana ed è questo il senso finale di quello che io vorrei dire. Quando diciamo che rispondiamo agli attacchi valorizzando la cultura, aprendo i musei la notte, investendo nella possibilità per i giovani di andare a teatro, investendo nel desiderio di riportare le persone a fare cinema, investendo negli impianti sportivi, stiamo dicendo che l'Italia non vuole rassegnarsi a rinchiudersi in casa per la paura e che l'Italia vuole essere orgogliosa di ciò che di bello costituisce la gioia di vivere. Per me lo sport è questo. Grazie ai campioni, in bocca al lupo al CONI e pronti a vederci il prossimo anno. Grazie Presidente.